Ciao a tutte ragazze, ben ritrovate nei preferiti del mese scorso e sto parlando del mese di ottobre. Questo è il video, come sapete già, che faccio in collaborazione con Elena, Elena T. Vi lascio il link al canale giù nel box informazione e la saluto tantissimo e la abbraccio, tanto ci sentiamo dopo aver caricato il video come al solito. E mi raccomando, andate a vedere a fine video il suo, che è sicuramente interessantissimo, e mi interessa molto sapere che cosa ha preferito Elena, il mese scorso, appunto. Parto subito con il primo, ve lo faccio vedere solo al volo perché ne ho spese tante di parole. L'olio di mandorle dolci della Perlier ha un profumo di latte di mandorle meraviglioso. Quando andate a metterlo dopo la doccia a pelle umida, sprigiona questo odore di latte di mandorla, se vi piace appunto l'odore. E dopo qualche minuto vi rimane questo profumo intenso addosso di pulito. Io questo ve lo consiglio tantissimo e vi consiglio di comprarlo da acqua e sapone perché nei negozi Perlier purtroppo è maggiorato di 4, di 3-4 euro e trovate appunto la cosa molto più conveniente appunto negli acqua e sapone. Sui 10 euro appunto negli acqua e sapone, mi direte voi poi una volta averlo provato se trovate il tester. Allora, il secondo è questa ed è la Cipria Leclerc e io ringrazio tantissimo la mia amica Federica che me l'ha regalata. Il tipo è l'Ivoire e mi ha detto una ragazza sotto un video che è la Cipria che hanno usato per Kate Winslet per Titanic. Questo a dirvi la garanzia, è una cipria ultra fine. La vedete qui colorata, ma una volta stesa è totalmente trasparente, minimizza tantissimo i pori, ma tanto tanto, e io ho un piumino qui, la vado a tamponare e poi la spolvero con il pennello e mi fa una pelle. Forse è quello, mi avete detto che ho una pelle migliorata, più luminosa. Io credo che sia veramente, grazie alla Cipria Leclerc e mando un bacio alla mia amica Federica che me l'ha regalata. Il terzo preferito è la Glitter Glue e questa volta devo ringraziare Anto che se non fosse stato per lei non l'avrei mai provato. La sto provando con tutto, con ombretti in polvere libera, con i glitter, con i pigmenti. Tiene tantissimo e vi dirò, mi ha anche un pochino risolto il fatto che alle volte mi si depositano i glitter sulla palpebra qua, sulla palpebra fissa, e invece tamponandone poco poco di prodotto, piano piano, sto evitando intanto che mi si, ecco, questo fastidioso problema, ma anche che mi aumenta tantissimo la durata degli ombretti, glitter e via dicendo. Mi dispiace che questi sono quei prodotti che uno li vede sempre lì sullo scaffale, tende mai a non comprarlo mai perché dice ma quando lo uso, quando lo uso, invece mi sto ritrovando ad usarlo tutti i giorni e aumenta tra l'altro la brillantezza del colore di tutto quello che ci andate a mettere sopra. Veramente favoloso. Andando avanti, come non citarvi questi due e veramente no. Preferenze, forse il The Perfect Chic lo sto usando un pochino di più, ma questo è Legendary, non so se si riesce a vedere, sono veramente belli entrambi, sono due colori portabilissimi e sto parlando appunto del Legendary e del The Perfect Chic. Mi raccomando, se dovessero riproporle in altre collezioni, segnateveli perché veramente, come succede con MAC, alle volte le cose riescono fuori. Ho sentito da qualcuno che dovrebbero rimanere, dovrebbero metterli nel permanente, però prendetela con le pinze questa notizia perché non lo so. Andando avanti, il mio fondotinta preferito è stato questo, il Super Stay 24 ore di Maybelline. La mia colorazione è la 025, ha un profumo intanto favoloso. Vi copre perfettamente le imperfezioni senza andare a fare effetto mascherone. Me ne accorgo perché quando lo vado a tamponare con la Beauty Blender, alle volte, anche quando io lo trascino, non si muove, rimane perfettamente dove lo mettete. Uniforma benissimo l'incarnato e mi sta piacendo tantissimo e spero di ritrovarlo. Andando avanti, questo qui. Adesso io farò un video su tutti i piegaciglia che ho in mio possesso, però intanto vi spendo due parole per questo, che è lo Shu Uemura individuale. Ma questo è un po' per dirvi che tutti gli individuali dovrebbero essere veramente fenomenali, perché vi spiego, a prescindere dalla marca, voi andate a prelevare, intanto vedete la curvatura
è praticamente inesistente, è un piegaciglia piatto e vi permette di andare a piegare a, in più step le vostre ciglia alla perfezione. Questo è quello che sto veramente utilizzando tutti i giorni, logicamente io li sto testando tutti, ho altri pareri positivi anche di altri in mio possesso, quali saranno? Lo scopriremo solo vivendo. Comunque per ora ecco, questo è veramente uno dei preferiti e l'ho usato tantissimo proprio perché li sto sperimentando. Andando avanti, il Fit Me di Maybelline, lo trovate da Auchan a 7 euro. Se lo vedete negli stand delle profumerie, swatchate il colore più adatto a voi, ce ne sono tantissimi. Purtroppo potreste rischiare di prendere il colore non adatto, ce ne sono tante e nella confezione con la scatola che di solito viene venduta al supermercato non riuscite a vedere benissimo il colore. Se riuscite a trovarlo negli stand, dicevo, io non ci sono riuscita, l'ho trovato solamente da Auchan. Se voi trovate, swatchate prima il colore adatto a voi e poi andate a prenderlo ad Auchan, perché sicuramente il prezzo è inferiore rispetto a una profumeria. Comunque il Maybelline Fit Me, questo è straconsigliato. Poi, anche qui è tutto un video ringraziamento dalla mia amica Valeria, che mi ha dato in beauty adoption le tre Jumbo Eye Pencil della NYX, e sto parlando della, oddio come si chiamano, la Milk, che è quella bianca, la Black Bean, che è la nera, l'ho pasticciato per il video di Halloween, e la Rust, che è un bellissimo bordeaux, le sto usando tutte e tre. E la tenuta è veramente molto alta, ho la palpebra secca, io c'è da dire, ed è molto soggettiva la tenuta purtroppo dei prodotti in crema, ragazze, non sto qui a consigliarvela assolutamente, però sia col primer che senza primer, come a me, non danno problemi, e a me piacciono veramente molto, sono veramente molto piaciute e le sto utilizzando tanto, grazie ancora. Poi questo che è favoloso, grazie ancora a Federica che mi sta facendo provare un sacco di cose della E-Fit, che io sto adorando, una marca che veramente poi non potrò più farne a meno. Meno male che di questo ci voglio poche gocce, poi sapete che io sono certosina sui prodotti. Sto parlando dell'olio di macadamia e lo sto utilizzando appunto la sera per lo skincare. È un olio spremuto a freddo, è praticamente puro, gli ingredienti sono macadamia. Oddio, ternafolia, non riesco a leggere, ragazzi, mi sono scordata gli occhiali, nut oil, che sarebbe insomma penso a macadamia, olio vegetale del Kenya spremuto a freddo, non testato su animali. Questa garanzia che la E-Fit è un'ottima, ottima marca, è una marca di quelle che trovate nelle spa, e infatti è veramente, sono veramente dei trattamenti mirati e soprattutto sono organici. Vi invito comunque a andare a vedere il sito, che è www.efit.com se non mi sbaglio. Sotto trovate addirittura la scadenza e mi piace tantissimo, mi sta facendo la pelle molto bella. Io penso che questo in combinazione con la cipria Leclerc faccia questo risultato qui che vedete. Poi, come non parlarvi del Delium, questo è il 766, non ho avuto ancora modo di provare il Pointed, che è quello per il fondotinta a punta, quello un po' assilurotto, come l'avete già visto, ma ho provato questo che è favoloso per lo sfumare, morbido, morbido, morbido da morire, ragazzi, veramente pennelli di ottima qualità, se li trovate, dove li trovate, prendeteli perché è... valgono i soldi che spendete. Tra l'altro non mi sembra che siano neanche pennelli stracostosi, eh? La qualità è veramente molto molto alta e anche questo è un preferito. Poi che altro c'è? Questo che è un sample molto grande di questo shampoo della Organics. Su Instagram mi avete aiutato tantissimo a trovare alcuni posti dove reperirlo e andrò sicuramente a prenderlo, se non questo altro, insomma quello che provo, perché veramente secondo me la marca Organics è veramente stravalida. Ha una consistenza un po' gelatinosa e è strana sta cosa, e me li pulisce veramente molto bene, cioè la sensazione al risciacquo è che il capello scrocchia, non so se riuscite a capire il gergo, scrocchia un po' come farebbe un dito su un piatto pulito appena uscito dalla lavastoviglie, senza però
andare a seccare le punte, che questo è molto importante quando uno shampoo lava molto bene i capelli, soprattutto fa il rumore del piatto. Ve ne accorgerete, ragazze, solamente chi lo prova sa di che cosa sto parlando. Comunque è veramente meraviglioso ed è uno straconsigliato. E basta ragazze, questi erano i miei preferiti del mese di ottobre. Adesso vi rimando al video di Elena, vi mando il solito bacio e al prossimo video. Ciao!